Continua ancora il contenzioso tra le testate tradizionali, giornalistiche e le TV tradizionali contro il web, dove però ci sono anche delle TV che sono sul digitale terrestre, quindi non sono nel web, ecco, come se il web fosse tutta carta straccia. Ecco, comunque qua sentiamo la Gabbanelli che lavorava per la Rai, poi non si è vista per anni e anni, adesso spunta sul Corriere della Sera, ecco, un giornale del gruppo Ghedi, degli Agnelli, come La Stampa e La Repubblica, anche il Corriere della Sera e altre tante testate, che sono tutte in fallimento, tra l'altro. E adesso ci fa la Ramanzina, la Gabbanelli, senza citare tecnicamente nulla praticamente. Comunque ascoltatelo voi, poi diremo due paroline alla fine. Si chiama NewsGuard Technologies, una società indipendente americana di verifica delle notizie su vaccini e Covid. Ha monitorato migliaia di siti uno per uno ed è diventato l'interlocutore dell'OMS. Sono 449 nel mondo i siti che diffondono fake news, di cui 274 negli Stati Uniti, 44 in Germania, 57 in Francia, 20 nel Regno Unito. In Italia a fine maggio erano 41, per un traffico totale di pagine viste di oltre 15 milioni. Spesso partono da una notizia vera, ne prendono un pezzo e lo stravolgono. Per esempio, come donchisciotte.org, che scrive: un team di scienziati australiani scopre che il Covid è stato creato in laboratorio, e cita la fonte una rivista scientifica australiana, che però in realtà aveva pubblicato in modo assolutamente neutro la versione della scienza e l'opinione degli scettici. Nella traduzione italiana è stata pubblicata solo la versione degli scettici come verità assoluta. Poi c'è bioblu.com, oltre 1,5 milioni di pagine viste al mese, e scrive: la vitamina C aumenta le difese contro il Covid. Che la vitamina C aumenti le difese è noto, che difenda dal Covid purtroppo no. Poi molti vaccini sono derivati da cellule fetali e si potrebbe innescare un processo di modifica del patrimonio genetico. Cosa c'è dentro i vaccini è pubblico, non contengono nessun materiale cellulare. La modifica del patrimonio genetico è possibile intervenendo nelle prime fasi embrionali, non su un adulto e tantomeno su un bambino, così dice la scienza. Oltre.tv, 1,150,000 pagine viste, afferma che uno studio del Dipartimento della Difesa americano ha confermato che l'aumento di probabilità di contrarre il coronavirus è del 36% in più negli individui che hanno fatto l'anti-influenzale. Questa invece è proprio inventata di sana pianta. Poi ci sono i social network, dentro ai vaccini c'è un microchip, oppure ci sono metalli pesanti, tant'è che chi si vaccina con Pfizer gli rimane una moneta attaccata al braccio. A me non è rimasta attaccata. Comunque, non ci sono metalli pesanti dentro ai vaccini. Fonte: le agenzie regolatorie internazionali, FDA e EMA. Quindi un avvocato tedesco ha presentato una causa contro l'OMS presso un tribunale canadese. È stata rigettata, ma in rete la notizia è esplosa così. 10.000 medici, supportati da 1.000 avvocati, fanno causa all'Organizzazione Mondiale della Sanità per crimini contro l'umanità. Sta di fatto che, da un sondaggio Ipsos realizzato a fine aprile 2021 per conto del World Economic Forum, negli Stati Uniti, dove le fake news sono più massicce, gli esitanti al vaccino erano il 54%, il 42% in Francia, il 29% in Germania, il 25% in Gran Bretagna, il 21% in Italia, in Messico 12%, in Brasile 7%. Ora, come regola generale, sia i siti che i social network, più la sparano grossa, più sono visitati e più incassano, alla faccia dei danni che poi crea.
Noi abbiamo visto anche delle fake news nelle testate tradizionali, anche nelle TV. E ne dico due, ma potrei dirne tantissimi, non solo sui vaccini, ma anche su altre cose. Poi tante cose che sono nascoste, sono tenute nascoste anche di geopolitica soprattutto. Ecco, bisogna andare su altri canali esteri per sapere qualcosa. Noi siamo un po' stanchi, signora Gambanelli. Cioè, a un certo punto ne tiro fuori due sul Covid. Ecco, il fatto che la vitamina C, ecco, lei però non ha detto anche la vitamina D. Ecco, perché la vitamina C e la vitamina D sono state date in dotazione all'esercito italiano. Come prevenzione. Allora, perché a loro sì e a noi no? Ci vuole la ricetta del medico. Ecco, un'altra fake globale è quella di Anthony Fauci. Ecco, l'anno scorso, quando il premio Nobel Luc Montagnier ipotizzava che il virus fosse stato prodotto artificialmente, tutti gli hanno dato del bollito, dell'arteriosclerotico, l'hanno massacrato su tutte le testate. Quest'anno, adesso è Anthony Fauci, neanche meno, che dice la stessa cosa, che c'è la possibilità che sia stato fatto in laboratorio. Cosa dobbiamo pensare noi? Non lo so. Anthony Fauci è un immunologo, statunitense che era il primo virologo che è stato scelto da Trump, e quest'anno anche lui ha detto che probabilmente appunto il Covid è venuto fuori dal laboratorio di Wuhan in Cina. Allora, l'anno scorso l'ha detto un premio Nobel, l'hanno massacrato. Adesso cosa fanno? Massacrano anche Anthony Fauci? Non lo so, io non so chi ha ragione. Però c'è qualcuno che dice le bugie anche nelle testate tradizionali. Non siamo complottisti, però non siamo neanche degli allocchi. Ecco, cioè a un certo punto se ci sono delle bugie così messe fuori in modo spudorato, qualcuno dice le bugie. Ecco, questo qui anche un grullo lo capisce. Ecco. Vabbè, comunque questo Fauci è uno scienziato del National Institute of Allergy and Infection Disease. È un pezzo grosso, anche lui. Cosa dobbiamo dire? Non sappiamo niente noi, però se non li mettete a confronto noi non capiremo niente, gli uni e gli altri. Ecco, noi vogliamo il contraddittorio, cioè se volete fare chiarezza e se volete che non ci siano tutti questi sospetti, fate televisione come va fatta. Cioè gli si mette uno davanti all'altro, uno che ha una opzione, l'altro ne ha un'altra. Il contraddittorio si chiama, fate così le tribune, i salotti, se no noi non ci crediamo più. E non guardiamo più la televisione, è anche colpa vostra. Ecco, io non la guardo da 4 anni, perché non ci sono solo i problemi del Covid. Ecco, dovete fare chiarezza e metterli faccia a faccia gli uni contro gli altri e che si parlino loro. Ecco, io penso questo, perché non lo fate? Anche in politica ci si tira degli strali attraverso i social, poi ma noi vogliamo vederli anche i politici faccia a faccia, se no la TV non serve più a niente. Ecco, io poi concludo così, io non sono un no mask, anzi la mascherina la userò fino a quest'altro anno perché sinceramente vedo che funziona. Ecco. Prima del Covid io prendevo una o due influenze all'anno e negli anni del Covid non ho preso niente, né il Covid né altre
malattie virali, ecco, quindi non sono affatto un no mask, anzi sono parteggio per la mascherina, però capite che con tutti questi morti, questi effetti collaterali che io vedo anche vicino a me, non c'è bisogno dei giornali, tantissimi mi hanno detto che dopo il vaccino sono stati male, chi più, chi meno, c'è anche chi ha perso 8 dottrie in un occhio. Di quelli che conosco io nella mia piccola cerchia, non sono un deficiente, sono un cittadino comune che vuole vedere chiarezza, se no noi buttiamo via tutto. Cara Gabbanelli, io guarderò il web e le testate tradizionali, le TV tradizionali, ma devo guardare tutti e due, se no, per vedere almeno chi è che dice le bugie. Buonasera a tutti.